Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi di questo dipinto famosissimo di Antonio da Messina, Annunciata del 1475, un dipinto che riporta un messaggio e un episodio che lui aveva già affrontato con un'altra Annunciata, questa è visibile a Palermo, a Palazzo Batellis, l'altra invece è esposta a Monaco, dove mentre nell'altra la Vergine appare spaventata per l'annuncio dell'angelo. L'angelo noi non lo vediamo in questo dipinto come nell'altro, appare solo attraverso la magnifica maestria di Antonello nella gestione della luce. Quindi vediamo la luce sul volto di Maria, intuiamo che c'è l'angelo. L'angelo è arrivato, ha annunciato qual è la sua missione, e lei però rispetto all'altro dipinto non ha un atteggiamento spaventato, un atteggiamento invece di consapevolezza profonda, interiore, spirituale di quale sarà il suo futuro compito. E l'unico atteggiamento, l'unico movimento che possiamo vedere nella mano meravigliosa che si alza come a dire con consapevolezza che prende atto della sua missione, in un certo qual senso sembra che in una frazione di secondo voglia in qualche modo fermare l'agitazione che è lei ovviamente per un evento immediato, appunto l'arrivo dell'angelo con il suo messaggio, e poi con la stessa mano però prenda atto di quello che è la sua missione e l'accetti. E poi un altro movimento è quello di chiudere il velo, in un atto ovviamente di pudore, che tra l'altro poi costruisce una magnifica posizione e dialogo geometrico tra il volto e il triangolo che si apre qui nel vestito. Questo dipinto ricorda molto anche il San Sebastiano di Antonello da Messina, dove tutto è perfetto nella geometria, e così anche nella prospettiva dell'Egio che sembra quasi bucare la tela e delle pagine che si sfogliano. Lei stava leggendo un libro e viene interrotta nella lettura, quindi sembra che le pagine siano in qualche modo rimaste a metà nella lettura, forse c'è un filo di vento, forse si spostano, forse c'è un equilibrio. Tutto è movimento, però contemporaneamente tutto è equilibrio, tutto è tranquillità, calma, perfetta posizione di tutti gli elementi. Il nero poi dello sfondo per accentuare la presenza del soggetto e la luce nel volto che appunto simboleggia l'angelo, ma naturalmente ci permette anche di ammirare questo volto meraviglioso, pacifico, profondamente immerso nella sua spiritualità, che in qualche modo ci allontana da lei, che diventa in questo modo un essere divino, e però ugualmente, mentre lo sta diventando, possiamo ancora ammirare la sua presenza carnale, la sua vitalità di donna, di madre, che rappresenta in quel momento universalmente tutte le madri. E dunque ha anche una simbologia nell'ambito appunto della maternità e del suo scopo straordinaria, solo se si osserva bene lo sguardo di Maria e in qualche modo nel suo accettare questa missione, tutto ciò che questo comporta, con tutte le conseguenze per lei e per la sua famiglia. Quindi un dipinto straordinario, un dipinto profondamente coinvolgente, un dipinto che ha un carattere spirituale, contemporaneamente anche un carattere terreno, ci ricorda la missione di Maria, ma ci ricorda anche l'importanza di un rapporto, di una relazione con la spiritualità. È un dipinto che ispira comunque la preghiera e la devozione. Se volete avere altre informazioni su Antonio da Messina, potete andare sul sito biografiaonline.it, dove trovate tutta la sua opera.